11 ottobre. Prende altri 7 spiriti peggiori di lui. La storia, fino alla sua consumazione, è un combattimento senza alcuna tregua tra Dio e i suoi servi e tra Satana e i suoi servi. Dio e i suoi servi combattono per liberare l'uomo dalla schiavitù di Satana. Satana e i suoi servi combattono per riconquistare ciò che Dio e i suoi servi gli hanno tolto. Qualche esempio biblico può aiutarci. Appena creato, l'uomo e la donna non appartengono a Satana. Lui va alla loro conquista. Appena i figli di Israele stipulano l'alleanza, divengono proprietà di Dio. Satana va subito alla loro conquista. Fa di essi un popolo di idolatri e di immorali. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto, anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Genesi 3:1-7. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa intorno ad Aronne e gli disse: «Fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». Aronne rispose loro: «Togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie, e portateli a me». Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani, li fece fondere in una forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. Allora dissero: «Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto». Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: «Domani sarà festa in onore del Signore». Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al divertimento. Esodo 32:1-6. Per rimanere servi del Signore c'è un solo luogo sicuro nel quale si deve sempre abitare, la parola del Signore. Si esce dalla parola, si è già servi di Satana. Il serpente antico questo vuole, che usciamo dalla parola. Usciti fuori, non c'è più alcuna via di fuga per noi. Siamo sue prede, suoi schiavi, suoi servi per diffondere il male sulla terra. Oggi Satana è riuscito a creare una religione senza parola, senza Vangelo, senza verità. Ci sta rendendo tutti servi di un'antropologia di peccato e di perdizione, usando come sua arma letale alcune parole come misericordia e accoglienza, ma senza verità. Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici.
Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto la trova spazzata e adorna, allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Luca 11:15-26. La parola del Vangelo è il solo luogo dove Satana non ha alcun potere. Lui urla perché usciamo fuori, prospettandoci 1000 motivi per uscire da essa. Chi esce è già suo. Madre di Dio, angeli, santi, fate che mai usciamo dalla parola del nostro Dio.